Bruno Nevano, Piazza Domenico Cirillo, siamo proprio davanti alla statua dedicata al medico e martire della Repubblica del 1799, che è un po' la gloria di Bruno Nevano. Cirillo Domenico, nato a Grumo Nevano l'11 aprile 1739, medico chirurgo, santo diavoloni. Ordinario di anatomia alla Regia Università Federico II, eccetera, eccetera, e appresso. Eletto addirittura presidente della Commissione Legislativa della Repubblica di Napoli, così? Complimenti. Siete tutto questo. La statua che vediamo è stata realizzata nel primo centenario della morte di Domenico Cirillo, ossia nella ricorrenza del 1899, e fu fatta dallo scultore Mossutti. Ci mostra un Domenico Cirillo con una penna e dei fogli in mano, forse in qualche modo per ricordare la sua presunta domanda di grazia che sarebbe stata presentata e che sembra potesse essere accolta. In realtà Cirillo rifiutò qualsiasi grazia e preferì essere impiccato il 29 ottobre 1799 in Piazza Mercato. Io sono un uomo, tu un servo. Vattene, va. Schifoso, presuntuoso, a morte. In realtà la statua non è stata posizionata nel centenario in quanto ci fu qualche problema perché il comune non aveva i soldi completi per poter pagare la sua realizzazione. Finalmente nel 1907 è stata posizionata non in questo luogo in realtà, ma proprio al centro della piazza, e poi negli anni 70 del secolo scorso è stata spostata perché rendeva un po' difficile la circolazione ed è stato scelto questo luogo. Qui anticamente c'era la torre civica, vi erano dei locali che poi furono trasformati in locali del Dazio, ma anticamente era il seggio dell'amministrazione comunale. Qui Domenico Cirillo è stato fino ai suoi 7 anni di età per trasferirsi in Napoli presso lo zio Liborio, che era un sacerdote, dove ha iniziato i suoi studi, e quindi lì è rimasto nella casa di Fossi a Ponte Nuovo a Napoli. A Domenico Cirillo è dedicata la piazza principale di questa cittadina, un corso dedicato sempre a Domenico Cirillo, la biblioteca comunale, piazza a Casoria, un liceo ad Aversa ed anche a Bari, e quindi è ricordato un po' in tutta Italia per questa sua caratteristica di essere stato un medico, uno studioso, uno scienziato, botanico, entomologo, ma anche uno che ha sacrificato il proprio avere e la propria vita per gli ideali della Repubblica Napoletana del 1799.